Allora, oggi abbiamo preso l'iniziativa di far venire due responsabili nazionali che parleranno sul problema delle pensioni. È un'iniziativa richiesta da molti lavoratori perché in questi ultimi anni, con la riforma Fornero, si è creata una forma anche di disinformazione su alcuni parti per quanto riguarda il pensionamento, sia per quanto riguarda le donne e sia per quanto riguarda gli uomini. Ultimamente anche sentenze della Corte di Giustizia europea ha rimesso in discussione la riforma Fornero per quanto riguarda la disuguaglianza tra il tempo necessario per gli uomini di andare in pensione e le donne. L'iniziativa riguarda soprattutto aspetti tecnici è stato solo un invito agli iscritti proprio per dare informazioni precise per le modalità di pensionamento dei lavoratori. La categoria è la funzione pubblica anche perché ci sono delle specificità diverse rispetto ai privati. Nel complesso il sindacato, la CGIL, ha sempre contrastato questa riforma che prevede allungamento di età per quanto riguarda la possibilità di pensione e soprattutto visto anche le applicazioni attuali di questa riforma, visto anche negli ambienti di lavoro, crea un grosso disagio per quanto riguarda le donne in sanità che fanno i turni oppure i lavoratori stessi che lavorano anche nei cantieri che si troveranno poi a andare in pensione a età di sui 67-68 anni. Noi come sindacato questo per noi non è accettabile, anche perché sono riforme calate da un governo tecnico per un problema di risanamento della finanza pubblica e che nulla riguarda per quanto riguarda invece un discorso di welfare più complessivo che dovrebbe essere visto in toto. Perché è chiaro, diciamo, che oggi, diciamo, il tentativo del fronte ai nostri avversari è questo, nel dire che il sistema comunque salterà, quindi è inutile qualunque correttivo. Si tenta di convincere le nuove generazioni a rompere questo patto solidaristico basandosi su correnti di pensiero fallimentari, quelle, diciamo, venivano dette economisti dei Chicago Boys ultra, diciamo, liberali, cioè come a dire, più conveniente per un giovane, visto che avrai sempre lavori discontinui, non versare più i tuoi contributi, ti lasciamo direttamente. A te tu ti collochi come singolo nel mercato per farti la tua pensione, diciamo, quindi, direttamente, a prescindere dal sistema universalistico. E al tempo stesso le risorse che abbiamo noi versato per la previdenza, una vita che diciamo di dividere la previdenza e l'assistenza, le abbiamo utilizzate negli ultimi anni per garantire tutte quelle forme, diciamo, di stato sociale che sono chiamate ammortizzatori sociali, uso dei termini un po' vecchi, adesso si usano solo termini inglesi quando si parla, diciamo, di mercato del lavoro, di ammortizzatori. Ma in buona sostanza, diciamo, con i contributi dei lavoratori abbiamo garantito, giustamente, io dico, abbiamo garantito dei diritti a chi momentaneamente non aveva più un lavoro, era sospeso dal lavoro, doveva riottenere il lavoro. Però nei paesi normali civili queste risorse vengono prese dalla fiscalità generale, parola che in Italia non si può mai pronunciare perché è vietato, cioè, far pagare le tasse a chi ha più soldi, l'opposto di quello che dice la Costituzione, e non si è mai fatta una seria politica per combattere l'evasione fiscale. Se non scriverlo, diciamo, nelle varie manovre finanziarie come entrate che non ci sono mai state, ma oggi l'Europa non ce lo permette più.